Ascolti TV 1 aprile 2019. Finisce male l'Isola dei Famosi. Il commissario Montalbano ha vinto la gara degli ascolti TV di lunedì 1 aprile 2019. Seppur in replica, la fiction con Luca Zingaretti ha sfiorato i 7 milioni di telespettatori, stracciando la concorrenza rappresentata dall'Isola dei Famosi. Il commissario Montalbano, la giostra degli scambi, ha conquistato 6.718.000 spettatori, pari al 28,6% di share. Su Canale 5 la finale dell'Isola dei Famosi ha interessato 3.231.000 spettatori, pari al 18,1% di share. Un risultato nettamente inferiore allo scorso anno, quando la vittoria di Nino Formicola ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di telespettatori con uno share del 26%. Il commissario Montalbano fa calare anche Made in Sud. Il ritorno del commissario Montalbano ha avuto degli effetti pure su Made in Sud. Lo show comico con Stefano De Martino, che ha rimesso la fede al dito, e Fatima Trotta, ha avuto un breve calo: dall'8% di share delle ultime settimane è passato a un 7%. Sono stati 1.586.000 gli spettatori che hanno seguito il programma di intrattenimento. Bene anche Report su Rai 3, con 1.395.000 spettatori e il 5,5% di share. Come sono andati gli ascolti TV degli altri programmi? Tra gli altri ascolti di Prime Time, Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma su Italia 1, 101.000 spettatori, share 5%, Quarta Repubblica su Rete 4, 788.000 spettatori, share 3,7%, Cucine da Incubo sul 9, 466.000 spettatori, share 1,8%, Rachi su TV 8, 456.000 spettatori, share 2%, Body of Proof sulla 7, 409.000 spettatori, share 2%. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.